La primavera porta, ormai da 22 anni, un fine settimana speciale, dedicato ai tesori d'Italia, che solitamente sono chiusi al grande pubblico. Il weekend culturale, organizzato dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e battezzato le giornate di primavera, quest'anno cade sabato 22 e domenica 23 marzo. Per risvegliare la coscienza dei luoghi e la coscienza dei saperi dei singoli luoghi, il FAI organizza la più grande manifestazione italiana sui beni culturali. Noi pensiamo che solo coinvolgendo, come faremo, centinaia di migliaia di persone, perché arriveremo immagino almeno intorno ai 600.000 visitatori, poi premere sulla classe dirigente, perché incomincia a capire che dobbiamo mantenere, valorizzare e comunicare al mondo questo straordinario patrimonio. Bisogna smetterla con aspettare i disastri e poi fare un dispendioso restauro. Bisogna fare la prevenzione, invece di andare a farsi operare chirurgicamente, fare la prevenzione dei monumenti, e questa si fa con una conservazione ben programmata, quindi conservare l'ambiente, conservare il paesaggio, conservare le testimonianze di civiltà, l'arte, come noi conserviamo la nostra casa e tentiamo di conservare anche noi. Una parte dei monumenti, 120 su 750 complessivi, raccontano una storia particolare, quella dell'imperatore Augusto, di cui cade il bimillenario della morte. Si tratta di un percorso che attraversa l'intera penisola, dalla Sicilia al Piemonte. In quasi tutte le regioni si potranno visitare scavi, musei, anfiteatri, terme che ricordano l'epoca dell'antica Roma imperiale. Nella capitale, per esempio, si potrà accedere al mausoleo di Augusto, una visita eccezionale visto che la tomba è chiusa da anni, al Teatro di Marcello e al Foro di Augusto. C'è un filo che lega queste due esperienze della mia vita. Il filo è un impegno civile a favore del nostro patrimonio culturale. Naturalmente il FAI è un'organizzazione piccola, agile ed efficiente. Il Ministero è una macchina complessa, enorme, in cui lavorano 19.000 persone. Però, ripeto, l'obiettivo è comune, e comune deve essere l'impegno insieme di salvare un patrimonio che può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo. Bisogna, come si usa dire oggi, cambiare verso? Durante le visite ai monumenti si potrà versare un contributo libero, oppure lo si potrà fare inviando, fino al 23 marzo, un SMS da 1 euro a 45595. L'elenco completo dei monumenti visitabili e delle iniziative della Due Giorni Culturale è consultabile sul sito www.giornatefai.it oppure telefonando allo 02 87 11 9115. Tornano le giornate FAI di primavera. 750 luoghi d'arte e natura si aprono tutti. Ma per tante che si aprono, quante porte restano chiuse? Quanta cultura e natura restano abbandonate, dimenticate? Invia subito un SMS o una chiamata da rete fissa al 45595 e aiuti il FAI ad aprire più porte, a far circolare più cultura, a salvare il patrimonio di tutti. 45595 per il FAI. Più bellezza si apre, più si salva l'Italia.